Ma al di là dell'apertura dell'ufficio della delegazione a Ulan Bator, che non è rinviabile anche perché il fatto di tenere rapporti da Pechino è una pessima cosa per ragioni simboliche, al di là dell'accordo di partenariato atteso da tempo, siamo tutti consapevoli sia delle ricchezze minerarie del paese, sia delle sue debolezze e ingiustizie sociali, pur avendo trovato la Mongolia una forma di coesione democratica a suo modo. Ma soprattutto io chiedo alla Commissione dove collocare la Mongolia da un punto di vista geostrategico. Non è un paese coperto dalla strategia per l'Asia centrale, tuttavia forse alcune delle misure di questa strategia potrebbero includere la Mongolia, tenendo conto di un percorso culturale che è simile a quello degli altri paesi. Inoltre è un paese per il momento osservatore dell'OSCE, esiste una riflessione da parte dell'Unione Europea per aiutare la Mongolia a diventare membro a pieno titolo dell'OSCE, tenendo conto che i legami culturali tra Europa e Mongolia sono comunque antichi.